Nuova parte di Ratchet & Clank. E ora dove dobbiamo andare? Ah sì, la fabbrica bomba Oven, è vero. Pronti, partenza. Via! Quella deve essere l'astronave che trasporterà la bomba. Tu credi? Ottimo lavoro, detective. Allora, l'ha piantato o vi devo dare i ciucci? Allora. Ah, Oggi ho per te grandi affari. Pensavo avresti detto palla di pelo. Palla di pelo? Ah, vabbè, mi sono sbagliato. Non so neanche parlare italiano, un pappino. Cominciamo bene. Oddio! Oddio, dei mini buzz! Dei mini buzz di Spiro 3! Oddio! Ah, vabbè, questi sono blarg. Saltò fuori dalla neve! Come i Larker di Jack and Dexter della montagna nevosa! Oddio! Oddio, non finiscono più! Oddio, aiuto! 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 Voglio andare via! Arrampicati! Ratchet, prendi quel coso lì! Prendi quell'ascensore! Aiuto! Fermo! Ma forse non è. No, ma non dovevo salire di qua, scusa. Non devo aggrapparmi. Ah no, mi sono sbagliato. Mi sono sbagliato. No. Ah no, non dovevo aggrappare. Io pensavo di dovermi aggrappare, che fosse la mia unica salvezza. Vedi, porta lassù. No, mi sono sbagliato. Però madonna, non finivano più! Cioè, Jack and Dexter, come tutti i Larker! Vabbè, sarà perché a Ratchet & Clank e a Jack and Dexter ci hanno lavorato entrambi. Per quanto riguarda cos'è che era il motore. Per quanto riguarda il motore grafico, hanno lavorato entrambi la Insomniac e la Naughty Dog. Bella, bella come cosa. Ah, c'è l'acqua, posso anche lasciarmi andare. E Ratchet devi avere un pelo dalla Madonna, perché siamo su un pianeta completamente innevato e ti butti nell'acqua. Bene, allora. Meno male che poi dal 2 in avanti premi triangolo e ti attiva automaticamente i gadget. Ok. Dove dobbiamo rib... Ah no, ho sbagliato. No, no, ho sbagliato. Allora, no, riprendi. Dunque, dove? Dove? Eccolo qua, te. Belle le musiche. Oh, ho detto musiche, non canzoni, miracolo! Ci ho provato. Dunque, dove devo andare? Ah, lì, ecco. Giù, sì, giusto, giusto. È fatta? Sì, è fatta. Possiamo anche andare. Sì.
Ok. Surprise, motherfucker, proprio. Lo sapevo. Allora, non muori mai. Corri, corri, mi mantengo in forma, ragazzi. Allora, cosa abbiamo qui? Ehi, amico, che succede? Cavolo, quanto sei carino! Sei un delizioso orsacchiotto. A dire il vero, io non sono un orso, sono un robot. E sei anche molto spiritoso. Beh, si vede che lo conosci poco. Tu sei solo invidioso. Ho qualcosa di molto speciale per te. Che ne dici di un potenziamento Hydropack? Dico che potrebbe essere utile per nuotare sott'acqua. Oh, sì, certamente. Oh, su, su. Bene, ecco fatto, dolcezza. Sei ancora più carino conciato così. Grazie, signora, ma so benissimo che non posso competere con la sua bellezza. Ragazzi, perché non vi sposate? Ehi, sei geloso? È stato un piacere avervi qui. Tornate quando volete. Ehi, ma sto personaggio qua mi ricorda qualcuno, sapete? Dov'è che l'ho già vista? Non mi viene in mente, ma magari è un personaggio di Spiro, ma di quale dei tre? Ah, non mi viene in mente. Ah, c'era l'ascensore. Ecco, ora evitiamo di cadere nell'acqua lì, perché credo che sia sotto zero. E se ci finisco lì dentro, no! No, 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 no! Aia! Aia! Ecco! Muori, maledetto! Vuoi? Ah, non mi ricordavo che... Non dovevano andare giù dopo 10 o 20 colpi? Ah, vanno giù dopo... un colpo. Ah, strano. No! Mamma mia, quanto odio queste trappole! Ecco, ancora! Adesso vi... Ecco, vieni qui. Diventate l'arma. Anzi no, i proiettili per la mia arma suprema. E li ho buttati via su, bravissimo, Dad, bravissimo. Ce la faccio? Ce la faccio. Aspetta, aspetta. Vai! No, non ce la faccio! Oh no, 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 no. Non voglio morire. Meno male, però mi tocca rifare. Che palle, so caduto, so caduto. Son caduto. Mi viene in mente io Toby contro i gargoyle in Dark Souls. Son caduto. Scusate, scusate. No, 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 dai che ce la fai. No, no, aspetta, 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 aspetta. Vai, 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 vai. Dai che ce la fai, dai che ce la fai. Oh. Fiu. Oh, il sorpresone. Mi sono perso una festa sorpresa. Hai capito? Furbi, furbi gli amici. Dunque, ah, questa voce fossero degli altri soffitti. Ah, vai via!
trappole dell'ostrega. È troppo tardi, l'astronave sta già partendo. Aspetta, laggiù c'è una vecchia torretta di difesa. Ehi, stai pensando quello che penso io? Ne sarei estremamente sorpreso. E cosa vuoi fare? Sentiamo, genio del male che non sei altro, Clank. Cosa vuoi fare? Dai, dillo, dai. Cosa vuoi fare? Se no, prendiamo questa torretta e buttiamo giù quell'appiffero di lancia. Di lancia supposte, ok? Ci mancavano anche i rompiballe. Sembra. Questo sembra il livello, quello di Jack 2 Renegade del distruggi la. La nave. Cos'è che era? La nave quella del barone che trasportava l'eco. Solo che lì ti muovevi, qua invece non ti muovi. È la registrazione maledetta. Mi hai già fatto perdere un sacco di parti. Ci manca che mi fai perdere anche queste parti, che ormai siamo quasi alla fine del gameplay. Non farmelo, ti prego, registrazione, ti prego. Non farmi questo. Certo che la navicella si stacca i motori, dovrebbe già colare a picco. E invece no, questa qui rimane in piedi. La magia dei videogiochi, proprio. E allora, un esercito. Dai che ne rimane uno, dai che ne rimane uno. Ah, voi vi ignoro. O forse... Oh, l'ho distrutta. C'è una qua... Dai, sì, dai. Ma di solito si fa in tre parti, non quattro. Dai, tre, il numero perfetto. È sempre stato fatto così nei videogiochi. Dai. Vai giù. Rompiballe che siete. Come le zanzare. Via. Dai. Dai, vai giù. Oh. Alleluia! Ehi, piccoletto! Dai, vieni qui, non aver paura. Mostrami che cosa hai da farmi vedere. Vi informo che state per imbarcarvi in una missione veramente pericolosa. Le nostre truppe stanno per lanciare un attacco a sorpresa dalla nuova base lunare contro un pianeta completamente disarmato. A dir la verità, mi non sembra tanto pericoloso. Ad ogni modo, i vostri ordini sono questi. Distruggete tutto ciò che si muove. Rubate i generatori di energia da Gorda City e infine distruggete tutto ciò che non si muove! Ah già, quasi dimenticavo. E divertitevi. Ma dai. Andiamo sulla base lunare e fermiamo Drek. No, andiamo sulla base lunare e troviamo Quark. Se Drek è là, è probabile che Quark sia con lui. Ma Drek vuole distruggere quella città. Raggiungiamo la base lunare. Ma è quello che ho detto io. No, è quello che ho detto io. Bene. 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 Basta. Oh, i bambini dell'asilo. Mamma mia. Andiamo? Eh? Eh? Signore. È quello che ho detto io. Bene. 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 Mamma mia. E questi qui sarebbero il duo famosissimo Ratchet & Clank. Cioè, prima esploriamo un po' questo posto e poi andiamo alla base lunare. Dunque, muori. Fammi indovinare, se non uso il moonshot non salgo perché c'è il ghiaccio. Ah, i pulsanti a tempo. Ce ne sono tre di solito. Ah, ce l'ho fatta, alla faccia tua. Oh, così finiti i colpi d'artiglio Tesla. Perché? Ma prendilo! No, aspetta. Prendilo! Perché non va? Perché? Gioco! Cosa fai? Ma... io non capisco. Allora, dai! Sei incoglionito? Non lo so. Dai che c'ha a fare. Boh, io non so che dire. Proviamo a partire, non lo so.
Boh. Io ci provo. Oh, alleluia. Trucco attivato. Quale trucco? Trucco attivato. Di che parla? Oh, vuoi? Madonna, da dove salti fuori? Che spavento. Dai, levatevi, via. Dai. Guarda, questo qua si è incastrato. No, mi prende. Cosa? Come? Sono diventato trasparente. Non mi ha preso. Qualcuno vuole l'Ombax sotto ghiaccio? Che freddo. Oh, grazie gioco che mi hai fatto ricominciare da qui. Vabbè, sono caduto su questa piattaforma qui. Oh, no, 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 no. No, no, no. Allora. Via, via, via. Via bestiacce della malora. Certo. No, 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 no. Oh. Chiamiamoli. Amico o nemico? Ah, cavolo. C'è qualche problema, signore? Ehi, non è che per caso hai qualche pezzo di ricambio? Prego, serviti pure. Queste maledette rocce sono troppo dure. E così la trivella continua a romperci. Quella roccia è raritanium. Raritanium? Mi fai vedere quella trivella? Vieni. Che il diavolo mi porti, ragazzo? Me l'hai rimessa a nuovo. Mille grazie, amico. Ma figurati, non c'è problema. Però se ci tieni tanto a sdebitarti, puoi anche darmi quella roccia. Ah, certo, è tutta tua. Grazie, hai ottenuto del raritanium. Già, in questo gioco se ne trova soltanto una roccia in tutto il gioco, mentre invece dai prossimi capitoli in avanti, devi trovarne di raritanium se vuoi potenziare le armi. Insomnia, che birbantella. Ora torniamo un attimo indietro al pianeta, quello lì dove dovevo salvarlo dall'inquinamento, perché devo dare il raritanium al nostro amico Paolo Torrisi, che mi dava una roba che doveva ipnotizzare. Tipo i Jedi, c'hai presente, che fanno il gesto col dito. Tu adesso mi devi dare tutti quelli bolt, tutte quelle armi, c'hai presente? E tu chi sei? Tu essere che, Jedi? Quel trucco non funziona con me. O The Witcher 3, ragazzi. Com'è che si chiamava quel mostro? Vabbè, non mi viene in mente qual era la cosa da fare, che faceva tu adesso mi dici questo e quell'altro. Prendi! Perfetto! Sì, questo è proprio quello che mi ci voleva. Tu mi porterai altro raritanium. Ah, ma non dire stupidate. Oh beh, ci ho provato. L'importante è provarci. Hai ottenuto il persuasore. Capito, visto ragazzi che faceva tipo Jedi? Mi porterai altro raritanium. Ma sto cazzo che te lo porto. Vabbè, alla prossima parte. Ciao a tutti.